Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo il nuovo Xiaomi Mi 6, un terminale davvero molto bello, ben assemblato, dimensioni ottimali, parliamo di un display da 5 pollici e 15, un peso di circa 160 grammi, prestazioni elevatissime, abbiamo on board il nuovo Snapdragon 835 con 6 GB di RAM, due versioni disponibili da 64 e da 128 di memoria interna, ovviamente dual SIM. Possiamo notare anche una particolarità, tanto per farvi vedere che è settato sulle nostre reti, abbiamo il VOL LTE, quindi abbiamo il 4G sulla linea voce di TIM, ed è una cosa che comunque devo dire si sente, perché in chiamata l'audio è molto chiaro, la ricezione è ottima, l'autonomia anche, si arriva tranquillamente a sera ed oltre, anche in dual SIM. Insomma, come potete vedere, un bel terminale con una cam doppia, possiamo vedere anche che è bombato sulla parte posteriore e lo abbiamo ricevuto da TomTop a un prezzo sotto le 400 euro e già con ROM globale installata e Play Store, per cui se vi interessa poi vi mettiamo il link nella descrizione, di modo che avrete la possibilità di acquistarlo e riceverlo in maniera molto veloce. Altra cosa da dire, abbiamo il sensore ultrasonico qui, funziona davvero bene, è stata fatta un'evoluzione rispetto al Mi 5S che aveva qualche problema, anzi più di qualche problema. Vi dicevo, doppia cam che devo dire rende abbastanza bene, abbiamo fatto qualche scatto recentemente in questi giorni e devo dire che dopo il Mi 3 forse la miglior fotocamera di Xiaomi. Mi ricordo ancora i tempi del Mi 3, avevamo fatto delle comparazioni, aveva tenuto bene, poi non si capisce come mai c'è stata un po' una sorta di involuzione. Vi dicevo comunque della parte telefonica, buono l'audio in chiamata, in capsula, in viva voce, buona la ricezione, ok, manca la banda 20, però sinceramente qui nella nostra zona non se ne sente molto la mancanza. Comunque, ribadisco, acquistandolo nel sito dove vi ho detto, vi arriva pronto da usare out of the box senza alcun tipo di problema. Altre particolarità, è stato impostato il back sul tasto home, lo so, non è una caratteristica propria di Xiaomi, l'aveva già fatto qualcun altro, ma è comunque possibile utilizzarlo ed è una gran comodità a mio modo di vedere. Sentiamo un po' anche l'audio, andiamo ad esempio qui su YouTube, avevamo già lasciato settato un video, non è proprio il mio genere, ma ogni tanto cambiare un po' non va male. Sentite, un audio non potentissimo ma di buonissima fattura, e anche il display devo dire che non è assolutamente niente male. Ok, ora direi che non è il caso di proseguire oltre per evitare i soliti problemi di Google. Diamo un'occhiata come nostro solito alle varie impostazioni, ovviamente abbiamo la MIUI, neanche a dirlo, la versione di Android come potete vedere è la 7.1.1, per cui l'ultima disponibile, possiamo leggere qui 6 giga, 8 core, quello che volete, Snapdragon 835, e poi le classiche impostazioni della MIUI che già conosciamo, con tutti i vari account, possibilità di settare tutte le varie cose, ovviamente la possibilità di utilizzare le app in dual apps, col fatto che comunque è un dual SIM. Insomma, è un bellissimo terminale. Se volete ancora dargli un'occhiata veloce, vediamolo ancora, non ci protraiamo oltre perché comunque ne avrete già viste decine di video recensioni. Insomma, è un terminale veramente molto bello, secondo me Xiaomi ha raggiunto veramente il massimo con questo Mi 6. Sentiamo un po' Lucio cosa ne pensa. Guarda, io l'ho utilizzato per qualche giorno, veramente devo dire che è un terminale completo, velocissimo, poche volte ho avuto un terminale così veloce, l'autonomia è ottima perché si raggiunge veramente sera senza il benché minimo affanno, continuando a utilizzare in tutto e per tutto le sue funzionalità. La fotocamera per la prima volta da tanto tempo è di livello, scordatevi quella del Mi Mix che ci ha fatto un po' tutti storcere il naso. Il doppio sensore ha lo stesso preciso identico funzionamento dell'iPhone 7 Plus, quindi abbiamo la stessa, magari facciamo vedere anche un po' l'interfaccia della fotocamera, sì, comunque ha lo stesso funzionamento dello zoom dell'iPhone 7 Plus. No, le foto sono veramente... Questa è fatta in interno con la luce trasversale che vi assicuro è veramente
molto fastidiosa, possiamo vedere l'interfaccia della fotocamera, molto semplice, fruibile con tutte le varie impostazioni, tra cui anche il manuale che se vi dilettate un po' come sottoscritto vi può tornare molto comodo, oppure la comodissima modalità notturna per evitare di utilizzare il flash che comunque va sempre a Comunque sbiancare anche la ogni... qualità audio è ottima, il Voice LTE aiuta tanto, non ho Sì. avuto problemi di... Noi lo utilizziamo con gestore Team, quindi andiamo tranquillamente come potete vedere in 4G con la Voice LTE. È stato veramente un terminale che mi è piaciuto tantissimo, veloce, compatto, potentissimo. La MIUI ha raggiunto livelli veramente elevati anche di stabilità. Unica magari piccola pecca che parlo personalmente, a me sarebbe piaciuto di più un'interfaccia delle notifiche più in stile Android. La MIUI le maschera un pochettino perché non abbiamo le classiche notifiche nell'home page, nella lock screen in stile Android, ma sono state molte rivisitate da Xiaomi. Sì, le hanno lasciate sulla Sì, loro, diciamo, però interfaccia vabbè, classica. comunque ovvio si compra un terminale di questo marchio, quindi loro personalizzano con l'interfaccia Sì, che ha poi comunque ribadiamo, il prezzo è veramente molto molto costruito veramente aggressivo. bene. Questa è la versione 664 standard nera, c'è anche una versione ceramica 628 e poi abbiamo anche la versione coral blu con gli inserti gold che è veramente elegante. Noi abbiamo preferito stare sul classico perché il nero non stanca mai. Sì, infatti. E, è bello, è costruito bene, il bilanciamento del peso è abbastanza equilibrato, è un po' pesantuccio come terminale, però ti dà quella No, sensazione 180 premium. grammi, sinceramente Sì, è ben ben bilanciato, ripartito. sì, Diciamo che dà abituato una a... bella sensazione premium. È bello, veramente bello con quella sbordatura posteriore. Hanno lavorato bene, diciamo. Quindi io mi sento di promuoverlo, ovviamente sapendo che stiamo parlando di un terminale che in linea teorica non è predisposto per il nostro mercato, però di quelli provati fino al momento è uno dei migliori, se non il migliore. La velocità, ragazzi, è impressionante. Sì, Quindi se voi no, cercate qualcosa di prestazionale, qua siamo a livelli no. No, si vede, tutto esorbitanti. quello che si fa avviene in maniera immediata Esorbitante, senza veramente. il minimo blocco. Quindi, dal mio punto di vista, promosso Sì. Direi abbastanza tranquillamente, diciamo, e noi siamo abbastanza esigenti. di sì, dai. Con questo abbiamo concluso. Saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone. Ciao.